All'interno di Steven Universe appaiono le fusioni, ovvero delle persone extra che sono la fusione fra due persone che rappresentano il loro rapporto. Avete visto Steven Universe, sapete già che cos'è. Ma all'interno della serie non sono mai state dettate con precisione le regole. È stato spiegato che non è che ci sia una gemma che controlla il braccio destro e una il braccio sinistro, e che non è una semplice somma di due persone. Ma al tempo stesso la fusione è rimasta un mistero. Non è ancora stato spiegato nulla riguardo le regole che riguardano la fusione. Ce n'è qualcuno all'interno del libro di Art and Origin? Ce ne sono un paio all'interno di alcune interviste? Sì, ma nulla di certo. Quindi la maggior parte di ciò che vedrete in questo video sono speculazioni che cercano di essere il più sensate possibile tramite effettivamente informazioni che ci sono nella serie. Ma ci tengo a ricordarvi che all'interno della serie viene detto da Perla che le fusioni avvengono solo in casi di estrema necessità, ma non è così. Come abbiamo già visto, le fusioni vengono usate da Ametista e Perla fra di loro in casi di estrema necessità e così via, ma in realtà le fusioni possono essere usate per qualsiasi altra cosa e le gemme possono anche restare fuse semplicemente perché piace loro restare fuse e basta. Prima regola all'interno della fusione è la stabilità del rapporto. Più il rapporto è stabile, più le gemme sono effettivamente umanoidi. Prendete Garnet e Stevonny, hanno solo due braccia, hanno un corpo quasi completamente umanoide. L'unica cosa che vi permette di intuire che Garnet non sia del tutto umana è il fatto che abbia tre occhi anziché due, mentre in Stevonny non c'è nulla che lo faccia capire. Questo perché il rapporto fra Rubino e Zaffiro e fra Steven e Connie è estremamente sano, maturo, non ha nulla da nascondere, sono due persone grandi e basta, e stanno bene e non hanno bisogno di avere un rapporto orribile. Dal lato completamente opposto abbiamo Diaspro Zebra, oppure Marachite, che sono dei mostri orribili che hanno un aspetto terrificante proprio perché sono fusioni forzate tra Jasper e una gemma che lei ha costretto a fondersi con lei. Insomma, è il peggior modo di fondersi subito dopo il grappolo. E per questo sono un po' più mostruose, eccetera, perché sono molto instabili, non sono due persone che vanno davvero d'accordo fra di loro. Ve ne accorgete sia perché sia Garnet che Stevonny sanno stare fusi per più giorni, sia perché Malachite e Diaspro Zebra fanno fatica a restare fuse per più di 5 minuti. Poi abbiamo l'età della fusione. Più una fusione sembra vecchia e matura, più è legata alla maturità interiore dei personaggi. Steven e Connie, per esempio, sembrano più grandi, ma non è una somma delle loro età, come ha detto qualcuno. Semplicemente più il rapporto è maturo, più le persone sono mature, più anche la fusione sarà matura. Prendete Sardonice, è molto più adulta, proprio perché sia Perla che Garnet sono due personaggi molto maturi nei confronti di Steven, al contrario di Sunstone, che contiene Steven e quindi è molto più immatura, molto più semplice. L'altezza delle fusioni invece è dedicata all'altezza effettiva delle gemme e alla loro forza. Due gemme estremamente forti fanno una fusione più grande che due gemme estremamente deboli. Se prendiamo Rubino e Zaffiro sono due gemme eppure creano Garnet, mentre se prendiamo Lapislazzo e le Jasper creano Malachite che è gigantesca. Questo dipende dalla forza delle gemme e così via. Ma anche dalla loro effettiva altezza. Per esempio la fusione Quarzo Arcobaleno non è estremamente più alta nonostante contenga un diamante. Nelle fusioni di gruppo, ovviamente, più gemme sono coinvolte, più la fusione è complicata. Se prendiamo per esempio Alessandrite, lei fa fatica a restare fusa per molto tempo e fa fatica a parlare. Ossidiana addirittura non riesce proprio a parlare. Fluorite invece riesce a parlare, ma nonostante ciò ha delle difficoltà di movimento ed è estremamente lenta. Inoltre Fluorite è leggermente più mostruosa perché ha un rapporto più instabile rispetto a quello che c'è in Ossidiana. Non è mai stato specificato che ci sia un limite alle fusioni delle gemme, ma abbiamo già visto che una fusione forzata come il grappolo riesce ad autogestirsi anche se contiene milioni di gemme. Poi, non è vero che all'interno delle fusioni ci sia sempre una gemma dominante. Può esserci se una personalità domina davvero sulle altre. Per esempio, in Garnet ci sono dei momenti in cui non è proprio Garnet, ma è più Rubino o è più Zaffiro. Così come ci sono dei momenti all'interno di Malachite in cui parla solo Lapislazzuli o solo Jasper. Anzi, la maggior parte dei momenti. Ma in una fusione normale, nel 99% del tempo, in realtà è solo la fusione a parlare, che è una persona completamente nuova, non sono le due menti che collaborano, ma è una persona davvero a parte che rappresenta il rapporto fra le persone, è solo una rappresentazione di quel rapporto, ok? Alcune fusioni sono instabili, come per esempio Suggellite, semplicemente perché il rapporto fra le due gemme non è del tutto sincero. O non del tutto approfondito, cose del genere, anche se loro si vogliono fondere fra di loro. Inoltre, le armi sono sempre tutte, cioè se due gemme si fondono, hanno a disposizione le armi di una e le armi dell'altra. Per
E possono mescolarle fra di loro, ottenendo delle armi completamente nuove, come Ossidiana che riesce a tirar fuori una spada, proprio perché è la fusione fra tutte quante le altre armi contemporaneamente ottenere una spada. Nonostante ciò, possiamo vedere che ha evocato anche lo scudo di Steven, i guantoni di Garnet e tutto il resto. Delle fusioni esiste una versione sul pianeta natale che non è una fusione, una gemma normale, tutte quante, sì. Nonostante tutto, vi ricordo che fusioni come quella fra Steven e Greg sono già confermate per essere possibili, mentre altre come quella fra Greg e Perla non si sa ancora se siano possibili. Sì, i diamanti si possono fondere fra di loro, ma non è ufficiale che i colori dei diamanti si fondano fra di loro o altro del genere. Insomma, la fusione non tiene conto dei colori delle gemme o cose così. Quindi non è detto che la fusione fra diamante blu e diamante giallo sia diamante verde. Ancora nessuno sa perché Arcobaleno Quarzo sia un maschio. Cioè, non è un maschio. Sappiamo benissimo che non è davvero un maschio, ma è comunque vuole essere chiamata al maschile ed è doppiata da un maschio. Beh, avete capito di che cosa sto parlando. Ma comunque vi posso dire per ora che. No, non è vero che Stevonny è 25% maschio e 75% femmina, come ha detto qualcuno. No, no, no. Vi ricordo che essere maschio o femmina è legato al fatto che voi abbiate all'interno del vostro corpo i famosi cromosomi XX o XY e al fatto che la vostra psiche corrisponda a quei cromosomi. Nella maggior parte dei casi corrisponde. E Steven non è 50% maschio e 50% femmina. No, 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 non è ermafrodita, è maschio, ok? Quindi Stevonny potrebbe essere ermafrodita, non è ancora stato confermato. Ma non potete passare al 75%, 25% o cosa del genere, perché la sessualità è un po' più complicata, non è una semplice somma di fattori. Per esempio, che ho detto che Ossidiana è al 10% maschio. No, no, no. Inoltre è già stato confermato che alcune cose, come la posizione delle braccia rispetto al corpo, il fatto che siano sui fianchi o sulle spalle, in realtà non ha nulla a che fare con la stabilità della fusione o altro del genere, ma viene scelto solo per motivi estetici. E infine ci tengo a dirvi che quando io dissi, ormai 2 o 3 anni fa, che le fusioni rappresentano un rapporto sessuale, non stavo dicendo che le fusioni sono un rapporto sessuale, solo che la cosa che gli esseri umani fanno e che è effettivamente più vicina a una fusione è il rapporto sessuale, ovvero un rapporto di estrema intimità fra due persone. Intimità nel corpo, intimità nella mente, intimità dei sentimenti e così via. Un momento di assoluta sincerità dove stai condividendo qualcosa di estremamente privato con un'altra persona. Da soli, in gruppi e così via, e che quindi per questo motivo Malachite può essere considerato uno stupro, per esempio, perché è un rapporto forzato, ok? Che entra molto nell'intimità, eccetera. Nonostante ciò, non è un rapporto sessuale. Non vi sto dicendo che Steven ha fatto sesso con le gemme o cosa del genere. Questo è un passaggio di troppo rispetto al ragionamento che ho fatto. Quindi, ok, non è che sono dei rapporti sessuali e non lo sono in tutte le occasioni, ok? Possono esserlo. In senso figurato. Altre fusioni, come la fusione dei due topazi, non sono rapporti sessuali, è solo un forte rapporto continuo, come quello di Garnet, come quello di tante altre fusioni che abbiamo visto. E ora un paio di domande. Qual è la vostra fusione preferita e soprattutto, secondo voi ci sono altre regole all'interno della fusione? Cose che avete notato che si ripetono all'interno, che ne so, delle acconciature o degli occhi, il fatto che siano 2 o 4, oltre ad essere un segno di stabilità o instabilità, o un segno grafico legato a stabilità e instabilità, che altro potrebbe essere secondo voi?